Nuovo per il giovane artista Luis Miguel viene la sedicenne Lucerito. Appreso che il divo si esibirà ad Acapulco, la ragazza si reca nella bella città messicana e qui ascolta in estasi il suo idolo, sognando romantiche fughe con lui e persino il matrimonio. Lucerito riesce ad abbordare Miguel, ma purtroppo in occasione di uno dei tali incontri essa è testimone di un delitto. Una banda di trafficanti impreziosi uccide una donna e ora che essi considerano Lucerito un vero pericolo ambulante, la caccia comincia. Dunque, rare volte un film ci è apparso più insulso, più scimunito e banale di questo. Forse recentemente Shark 2 l'abisso. E rare volte abbiamo visto la macchina da ripresa muoversi in maniera così infantile e con risultati tanto risibili. Viene fatto di pensare che in certi paesi, o piuttosto per certi registi, decenni e decenni di storia del cinema siano trascorsi assolutamente invano sotto il profilo non solo estetico, ma anche tecnico. A parte la fatuità della vicenda, si tenta di farci ridere, il che è peggio intenerire, con situazioni e trovatine di una palese e penosa idiozia, nelle quali campeggiano, si fa per dire, una Lucerito formosetta dal sorriso incollato sui denti con un adesivo pubblicitario. E l'artista Luis Miguel, che viso più malaticcio e melenso non potrebbe avere. Perfino la splendida Acapulco ne esce appiattita da una fotografia melensa. La salsa dell'insipido intruglio è rappresentata da una robusta serie di brani, ovviamente febbricitanti d'amore. Regia di René Cardona Jr. con Luis Miguel Lucerito, Guillermo Morri, genere commedia. La durata è 101 minuti. Il film è targato Messico 1985. Signori, grazie e vi auguro una buona serata. Buona visione con Febbre d'amore.